Pescara e Vicenza sono unite dal gemellaggio e dagli obiettivi e divise da appena 2 punti, Pescara 7, Vicenza 9, anche se i berici hanno una gara da recuperare col Chievo, ma se ne riparlerà nel 2021. Domani alle 16, prima gara casalinga per Roberto Breda, il cui impatto è stato più che benefico nel debutto di Ascoli. Per il neo allenatore biancazzurro sarà una gara particolare, un po' per le origini trevigiane, un po' perché un ex, e quella in biancorosso, non fu una parentesi felice, culminata con un esonero all'inizio del girone di ritorno, stagione 2012-2013. Breda comunque vuole prima di tutto continuità di rendimento rispetto a quanto visto al Del Duca. Dare continuità al risultato di Ascoli diventa veramente importante, perché vuol dire aumentare la nostra autostima e vuol dire anche andare ad allontanarsi un pochino da una zona di classifica che speriamo di abbandonare il più presto possibile. Quello che non dobbiamo concedere è di pensare dopo appunto un'unica partita di essere già bravi. Dobbiamo appunto aumentare un'attenzione per un avversario che certamente ci richiede ancora più capacità di rimanere sul pezzo e anche più capacità di trovare soluzioni durante la gara, perché ormai giocano già dall'anno scorso con questo 4-4-2 molto aggressivo, dove fanno fare un grande lavoro in fase difensiva anche gli attaccanti. Infatti li cambiano spesso, non sempre partono con la stessa coppia e quasi mai la stessa coppia finisce la partita, perché appunto viene richiesto un grande lavoro di spendio anche in fase di non possesso. E anche appunto sui quarti di centrocampo, appunto tipo Del Monte, hanno delle gambe, ma anche Giacomelli, hanno dei giocatori che sono molto bravi a girare l'azione. È una squadra molto organizzata anche nelle palle native. È un avversario difficile, però da altri punti di vista credo che abbia anche dei punti dove noi per caratteristiche possiamo dargli fare male. Non mancano contrattempi di natura fisica. Se avesse potuto, Breda avrebbe confermato l'11 di Ascoli, ma Balzano e Zita sono usciti malconci dal Del Duca e non hanno recuperato dai problemi al polpaccio e flessore rispettivamente. KO anche Busellato. E allora spazio a uno tra Antei e Gut nel trio di difesa con Bocchetti e Jarosinski e il Jolly Crecco come quinto di sinistra. A destra Bellanova, gli interni saranno Maestro, Valdifiori e Memusciai, in attacco Galano e Seter. È un gruppo che è forte, forte quanto bisogna vedere col lavoro e come appunto poi viene assimilato anche al lavoro, perché credo che abbiamo veramente dei giocatori esperti di qualità, giocatori giovani di qualità da dimostrare magari un pochino di più, però è un ottimo materiale umano. Ma anche dal punto di vista della gamba, per me è un ottimo materiale. Logico che là ci vuole un pochino più tempo, perché in 10 giorni faccio un esempio: noi siamo partiti con l'Ascoli molto alti, però siamo durati un quarto d'ora così. L'idea è di riuscire a durare, non dico tutta la partita, ma quasi. Se tu fai un tipo di calcio come era impostata fino a prima, e io non vado, lo ripeto ogni volta, a giudicare, certo, anche dal punto di vista fisico magari devi fare un tipo di lavoro. A noi piace un calcio molto aggressivo, quindi logico che dal punto di vista fisico richiede un lavoro diverso, che non è stato fatto, ma senza appunto dire che prima è stato sbagliato il lavoro, è proprio una strategia diversa. Tanti pareggi per il Vicenza, 6 a fronte di una sola vittoria a Cremona e 2 KO. Oltre ai lungodegenti Gherardi e Pontisso, mancheranno anche Brusca Gin, che si è fatto male domenica nella gara pareggiata col Cosenza, Nalini, Pasini e Van de Putte. Nella rifinitura odierna si è fermato anche Longo. Davanti a Perina agiranno Zonta, Padelli, Cappelletti e Beruatto, gli esterni Dalmonte e Guerra, gli interni Rigoni e Cinelli, uno tra Goria e Giacomelli alle spalle dell'esperto Meggiorini. Il Pescara ha cambiato l'allenatore, ha vinto subito la sua partita, quindi troveremo un ambiente bello caldo, grande entusiasmo nella squadra, e quindi ci aspetta una bella partita difficile, ma con la consapevolezza che noi, con le nostre armi, con la nostra squadra, con il nostro atteggiamento, nel momento in cui noi comunque stiamo facendo cose buone, non riusciamo a finalizzare i 3 punti, però la squadra sta lavorando bene e sta praticando un calcio, secondo me, propositivo per cercare di arrivarci il più possibile alla vittoria. Non ci siamo arrivati, ma io sono molto sereno e fiducioso per la partita di domani, che sarà in questo mondo qua, per adesso sembra uno sfondo diretto, per adesso.
Direzione di gara affidata a Rapuano di Rimini, che ha incrociato 8 volte il Delfino con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, entrambe relative allo scorso campionato. L'ultimo successo è Pescara Cosenza dello scorso febbraio, 2-1 col guizzo finale di Bocic, alla prima giornata di questa stagione 0-0 col Chievo. Per il Vicenza con Rapuano 6 direzioni con nessun pareggio, 4 sconfitte e 2 vittorie, una in Serie C, l'altra in B, Trapani Vicenza 0-1 nel 2016.